Dimmi, Carlo. Nessun giornalista dice quanto ha preso la signora Anna Maria Tarantola da vice direttore della Banca d'Italia a capo della RAI. E quanti soldi prendono tutti quei ministri da... Buongiorno e tanti auguri. Grazie. Ma su quest'ultima... Rapido, non essere logorroico. No, su quest'ultima telefonata c'è poco da dire. Ma mi interessa quello che hai detto prima, io lascia stare... Ti interessa? Quello che hai detto prima. Ma su quello che ho detto... Il tuo interesse... Beh no, lasciami dire solo una parola qui. Dico, possibile che viviamo in un periodo storico in cui c'è una crisi enorme che è stata determinata per la gran parte dal mondo della grande finanza e delle grandi banche. E quando c'è qualcosa da sistemare in questo mondo, chi andiamo a chiamare? Andiamo a chiamare i banchieri. L'abbiamo fatto col signor Monti e l'abbiamo fatto adesso persino con la RAI. Cioè voglio dire, se tu devi rimettere in sesto la RAI, tu sai che no, la nuova eletta, la nuova nominata, viene comunque da quel mondo, no? Banca d'Italia. Dico, chiama un professionista che anni e anni che vive nel settore, che conosce i problemi, che vive di televisione, certo, che mangia televisione, e invece no, ci troviamo un altro banchiere. Detto questo, che pare sia un segno dei tempi purtroppo, sul resto non lo so, io sono sicuramente d'accordo col 90% di quello che ha appena detto Tesserini. Tesserini. Sì. Ma Tesserini non guarda con obiettività, eh? No, ma sono d'accordo, il problema è che secondo me in realtà la gran parte delle cose che ci stiamo dicendo sono vere, ma purtroppo sono solo sverniciatine alla superficie di una carrozzeria che ormai è un rottame. E cosa bisogna e che fare? Continuerà ad essere un rottame. E allora cosa bisogna fare? Ma io ti dico, butto lì una suggestione. Allora, in questi mesi mi ha colpito una cosa dei telegiornali, dei radiogiornali, dei giornali. Quante volte ormai ci siamo assuefatti a questa cosa, noi sentiamo evocare un'entità che ha un ruolo importantissimo, che si nutre di emozioni, che ci fa emozionare e che noi alla mattina vogliamo, ci svegliamo e alla sera torniamo a casa desiderando di sapere che cosa questa entità pensa di noi, no? E questa entità ha un nome, un cognome, ed è mercati finanziari. Cioè i mercati festeggiano. E, si è fatta questa scelta politica, domani verifichiamo cosa diranno i mercati. I mercati sono perplessi, come se si trattasse di un soggetto senziente, consapevole, che in qualche modo usa dei processi logici per fare delle scelte e che quindi in qualche modo opera per il nostro bene. Questa è la follia radicale del mondo in cui noi viviamo. E cioè che abbiamo costruito un sistema politico e l'Europa unita e l'euro, diciamo così, sono le massime rappresentanze di questo sistema, dove le decisioni principali vengono prese da un'entità, da un soggetto che sono i mercati finanziari. Bravo. E sai quando è successo questo, Vito? Quando è stata costruita questa unione monetaria, dove a fronte della creazione di una moneta unica è stata eliminata una banca centrale prestatrice di ultima istanza. Perché tu mi devi spiegare perché il problema dello spread non ce l'hanno in Giappone, non ce l'hanno negli Stati Uniti, dove il debito pubblico è enormemente più grave e più gravoso di quello delle singole componenti dell'Europa Unita, eppure questo non accade. Perché non accade? Perché quando c'è bisogno di finanziare questi stati, quindi Inghilterra, Stati Uniti, Giappone, loro vanno dalla loro banca centrale che gli compra i titoli del debito pubblico. Da noi invece sai cosa bisogna fare? La mattina bisogna, quando si aprono i mercati, andare lì e cercare di vendergli i nostri titoli di Stato. Quindi noi siamo letteralmente nelle mani degli speculatori e dei finanzieri d'assalto, delle finanziarie d'assalto e delle grandi banche che decidono il bello e il cattivo tempo. Dopodiché il fatto che noi si cambi la legge elettorale, il fatto che la Lega resti o non resti sul territorio, sono sicuro che ci resterà e farà bene a restarci, ma purtroppo secondo me gratta soltanto la superficie di una macchina che ormai è guidata e pilotata analisi da entità perfette, terze. Analisi perfette, poi voglio sentire De Luca se è così. Pronto? Buongiorno a tutti, sono Gianluca da Padova. Gianluca, buongiorno. Buongiorno professore, buongiorno Francesco. Sinceramente io questa mattina avrei qualcosa da dire. Se gentilmente...